Ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi appunto di un prodotto che è questo qui, non so se lo vedete, di 11, praticamente l'ho scovato in un video di Manuel Agostini, che colgo l'occasione per salutare, è uno youtuber che io seguo veramente sempre sui suoi social. In uno dei suoi video, dove faceva vedere alcuni prodotti che potevano essere interessanti per l'acquisto, ho visto questa etichettatrice. Ho visto questo prodotto proprio sul suo canale, è praticamente un'etichettatrice, che potrà aiutare proprio a noi dronisti per una cosa veramente molto molto semplice. Ovviamente sapete che con il nuovo regolamento UASC siamo tenuti ad applicare sui nostri droni il codice operatore, quindi ognuno di noi si dovrà registrare sul sito di riferimento che è D-Flight. Una volta registrato e immessi tutti i dati, è obbligatorio quindi applicare su ogni drone che noi abbiamo proprio il QR code operatore, quindi un codice che ovviamente, se vi faccio vedere qui sul sito D-Flight, identifica come operatore per i vostri droni. Non bisogna applicare un QR code diverso per ogni drone, basterà un unico QR code che è proprio quello operatore e va bene per tutta la flotta droni che avete. Io qui ho scelto qualche drone, infatti vi faccio vedere ad esempio il Beta 95 V3, l'immancabile Mini 2, un altro drone FPV, un Azgul versione 2, eccolo qui, versione digitale, come anche il Beta che vi ho fatto vedere prima, e chiaramente il mio Mavic Air 2. Mavic Air 2 è ancora un grandissimo drone, infatti non ho nemmeno preso la versione Air 2S, perché questo lo uso veramente con tantissima soddisfazione anche per dei lavori che faccio. Ho deciso di acquistare proprio questa etichettatrice dopo averla vista nel video di Manuel, proprio perché, diciamo così, è più semplice andare ad applicare quello che dobbiamo mettere sui nostri droni. A me piace sempre non fare pastrocchi a casa con la carta, con lo scotch e quant'altro, quindi questa cosa qui che lascia delle etichette adesive, ho capito che era il prodotto giusto che poteva fare per me. Chiaramente andate sotto nel link in descrizione a vedere questo prodotto, lo potrete acquistare, e ovviamente non vi sarà utile se dovete chiaramente etichettare solamente i droni, ma potete etichettare veramente tutto, perché è un dispositivo comunque smart, si controlla tramite la sua applicazione, e adesso vi voglio far vedere proprio cosa è in grado di fare. Andremo proprio a stampare il codice operatore con il suo QR code, lo andremo ad applicare ai nostri droni, così siamo in regola con tutto, e quindi direi proprio di proseguire con la configurazione proprio dell'applicazione. L'applicazione esiste sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android, e una volta scaricata, ovviamente è gratuita, dovrete appunto collegarla al cellulare tramite il Wi-Fi o il Bluetooth. Andiamo infatti ad accendere il nostro dispositivo, basterà tenere spinto questo pulsantino, ecco qua, lui è acceso. Adesso io ho già predisposto nell'applicazione quello che dovevo stampare, e andiamo appunto quindi a stamparla immediatamente. Io vado a premere stampa ed eccola qua, praticamente la stampa è uscita. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Prendiamo il primo drone che mi capita sotto mano, prendiamo magari proprio il Mavic Air 2, ecco qua, vedete, vado a staccare la pellicola per attaccarla. Ovviamente potete attaccarla proprio dove volete, perché eccola qui, io magari decido di attaccarla qui in questo punto, e abbiamo quindi la nostra etichetta appoggiata sul drone, ma l'abbiamo fatto veramente in meno di 30 secondi, veramente strabiliante. Ovviamente vi faccio vedere adesso nell'applicazione, io ho deciso di stampare sia il QR code sia proprio il codice di fianco, basterà anche solo stampare il QR code, non c'è nessun problema. Andiamo a vedere se in queste dimensioni il nostro cellulare va a verificare proprio il QR code, ecco qui, ovviamente lo ha trovato e ci sono tutti i dati che rimangono in nostro possesso proprio per i nostri droni.
Adesso però vi voglio far vedere un attimo l'applicazione, quindi andiamo proprio qui sul tavolo da lavoro e ve la faccio vedere perché è veramente molto molto carina. Eccola qua, siamo all'interno dell'applicazione Neem & Bot e ovviamente si possono andare a creare dei predefiniti, come ad esempio vedete io ho già creato la mia etichetta con il QR code e il codice. Infatti vedete questa qui è già pronta, non ho fatto altro che andare a inserire la stringa del mio codice operatore, rifare anche il QR code che vi faccio vedere proprio adesso come si fa. Infatti andiamo a crearne uno nuovo, lasciate tutti i parametri come sono per adesso e andate a creare su nuovo. Ovviamente qui nella parte alta potete andare a fare il vostro testo, quindi ad esempio andiamo a fare doppio tap, faccio uno ad esempio B, C, D, E, F, G, H, I. Potete decidere quindi di spostarla, vedete, la mettete un po' dove volete. E vedete qui in basso ci sono una serie di cose che potete andare a fare, tra cui ad esempio proprio il codice QR. Ovviamente il codice QR lo mettete dove preferite, magari in questa posizione, andate a mettere qui dove ci sono la scritta 1, 2, 3, 4, 5, 6, andate a scrivere quello che deve essere letto nel codice, nel QR code, quindi andate a prendere il vostro codice, in questo caso facciamo finta che è sempre A, B, C, D, E, F, G, H, I, gli date OK. E in questo modo, vedete, avete creato la stessa stringa simile a quella che ho fatto io per il mio Mavic Air. In questo modo quindi andate a crearvi il vostro codice operatore da attaccare sui droni. Chiaramente, vedete, potete andare a decidere veramente tante cose, potete andare a scegliere un'immagine, ma non ve lo consiglio perché comunque viene in bianco e nero e non è proprio il massimo. Potete andare ad esempio ad andare a inserire del materiale, ad esempio vedete ci sono vari disegni che potete andare ad inserire, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ma chiaramente adesso stiamo facendo un codice per il nostro drone, quindi noi non lo andremo a modificare, a noi serve il codice, il QR code e ovviamente il codice di riferimento. Potete scegliere se farlo così come l'ho fatto io o solamente addirittura andare a mettere il codice, il QR code, questo è a vostra discrezione. Potete addirittura salvare il vostro modello, infatti se andate su salva sta salvando quello che avete creato, quindi potete andare a crearvi più e più etichette. Se tornate indietro chiaramente vedete avete l'etichetta che avete appena creato e invece questa è l'etichetta che avevo preparato io, vedete io ci ho aggiunto anche una linea così perché mi piaceva e quindi sono pronto per andare a stampare. Guardate quanto è semplice, qui andiamo a fare stampa, di nuovo stampa e voilà, il nostro codice è stato stampato, lo andiamo a staccare in maniera semplicissima e lo andiamo ad attaccare su un altro drone, proprio a questo drone. Avete visto quanto è semplice andare a stampare l'etichetta per il nostro drone? Io me ne vado a stampare un'altra perché la voglio applicare al mio Nazgul, è tutto già pronto, vedete in un secondo. Ed ecco qua che anche il Nazgul è a posto ed è etichettato. Sul mini ovviamente l'avevo già messa, quindi direi che i miei droni sono coperti. Ne ho ancora degli altri di sotto, lo farò dopo perché altrimenti questo video diventerebbe veramente troppo lungo, però assolutamente vi ho voluto portare questo prodotto se pensate ovviamente che possa servirvi a casa un'etichettatrice di questo genere. Sappiate che questa fa anche il QR code, magari non ve la consiglio se dovete comprarla solo per questo, a me sinceramente serviva anche per altre cose che devo fare qui in casa, quindi ho deciso di prendere questa in modo che posso stamparmi quello che voglio, non passare da siti che rivendono delle etichette, quindi che ve le spediscono a casa, questo va più che bene. Mi stampo l'ultima etichetta del giorno, andiamo a stampare, eccola qua, perché ovviamente vado a metterla sugli occhiali, metti che una volta ho gli occhiali su qualche mensola e non li ritrovo, ecco qua
che abbiamo anche l'etichetta che mi fa ricordare che questi sono proprio degli occhiali da vista. Chiaramente scherzo, vi ricordo il link per acquistare questa etichettatrice è qui sotto in descrizione, spero di avervi portato comunque un contenuto utile, magari a qualcuno poteva servire una cosa del genere per tante cose, con questo potete addirittura etichettare i vostri droni ed essere in regola con appunto il regolamento UASIT. Vi ringrazio ancora per essere stati con me fino alla fine di questo video, noi ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!